Colorificio Cavese è dal 1988 il tuo riferimento per le piccole e grandi manutenzioni. Lo trovi a Cava dei Tirreni in via 25 luglio 87. Il Green Hub di Cava dei Tirreni ha giocato una scommessa, quella di provare a mettere attorno ad un tavolo i mondi dell'istruzione, delle imprese, delle istituzioni più in generale, per far sì che si instaurasse un dialogo e un confronto sulla domanda e l'offerta di lavoro, al fine di comprendere come rendere virtuoso il processo che porta i giovani talenti a diventare professionisti affermati. La scommessa può dirsi pienamente riuscita. Ieri pomeriggio, di giovedì 29 febbraio, ad un tavolo moderato dal presidente del circolo Legambiente di Cava dei Tirreni, Attilio Palumbo, hanno partecipato proficuamente i dirigenti di aziende quali la Tremil, Sautec, Di Mauro Officine Grafiche, Tecnocap, Ubiquo e altre, di banche quali la BCC Montepruno, di enti quali l'Associazione Imprenditori Edili Salerno o l'Associazione di Imprenditori Cavesi Cava Sviluppo e ancora docenti dell'Università di Salerno e dirigenti degli istituti di istruzione superiore De Filippi Sgaldi e della Corte Vanvitelli. Oggi siamo riusciti a mettere al tavolo un 25-30 tra istituzioni, mondo della formazione, imprenditori anche di aziende importanti, così come di aziende in forte sviluppo. Green Hub è anche questo, lo facciamo come Legambiente, con i ragazzi, con i nostri partner, con tanta passione, perché vogliamo creare sviluppo sul territorio di Cava dei Tirreni, perché se c'è sviluppo c'è benessere, la gente vive bene, non va altrove a lavorare, a studiare, rimane sul nostro territorio e quindi tutti quanti viviamo sicuramente meglio. E in un territorio dove si vive meglio si può parlare di ambiente, si può parlare di alberi, si può parlare di economia circolare. Quindi Green Hub è un'occasione di accelerazione per le aziende del territorio, per i ragazzi e spero anche una grande opportunità di connessione, ecco l'obiettivo di oggi, tra le aziende e i ragazzi, in modo tale perché ci sono tanti talenti, tante aziende brave, aiutiamo ogni giorno col Green Hub di Cava dei Tirreni a mettere tutti in contatto e a svilupparci tutti insieme. Veramente è motivo d'orgoglio essere qui stasera, perché comunque il Green Hub rappresenta innanzitutto, come dire, un elemento di crescita, di innovazione, ma anche dal punto di vista ambientale, un evento molto importante per la nostra città. Stasera c'è stata l'interazione fra aziende, varie aziende, ma anche quindi fra eventualmente quindi anche fra persone quindi che comunque si stanno affacciando al mondo del lavoro. È una cosa quindi fondamentale, quindi ci sono state varie esperienze, vari interventi che hanno evidenziato la necessità di accogliere i talenti, ma anche di formare i talenti stessi. Quindi accettiamo, quindi noi in tutti i modi stiamo cercando di incentivare questa attività, anche eventualmente ampliando quindi gli spazi da dedicare alla formazione e alle interazioni fra aziende e talenti, quindi che comunque cercano in tutti i modi quindi di intraprendere il mondo del lavoro. Buonasera a tutti, sono l'ingegnere Cristian Milione e appunto ho avuto da poco questo onere e onore di rappresentare il tessuto imprenditoriale cavese. Da subito questa responsabilità e anche questa gioia nel farlo e ho subito dedicato la mia attenzione a questa iniziativa. Attilio ha accettato subito la volontà di voler dare il patrocinio all'associazione Cava Sviluppo e questo è stato un link di accesso immediato per Cava Sviluppo e il tessuto imprenditoriale cavese per presentarsi non solo nuovamente sul territorio, quindi al comune, ma anche alle istituzioni, ma creare un link diretto con quelle che saranno anche istituti e centri di formazione, come parliamo di università, parliamo di istituti superiori e penso che il nostro connubio tra il Green Hub ma anche il tessuto imprenditoriale è solo l'inizio e porteremo avanti tante belle iniziative. Con questo vi voglio augurare un buon proseguimento e iscrivervi per coloro che sono imprenditori e professionisti a Cava Sviluppo. A presto! Anche il mondo della scuola presente questa sera alla tavola rotonda del Green Hub, come giudica questa iniziativa? Un'iniziativa molto interessante perché ci sono stati stimoli di pensiero da parte delle aziende che cercano i lavoratori, ma soprattutto da parte delle scuole che si devono porre il problema di cosa insegnare e cosa trasmettere ai nostri giovani affinché poi possano superare quello che viene definito il mismatch, la difficoltà di uscire dal mondo dell'istruzione ed entrare in un mondo del lavoro che sia in un certo senso remunerativo non solo dal punto di vista economico ma anche e soprattutto dal punto di vista della soddisfazione personale del proprio sé.
Dal suo intervento e anche da quello di qualche altro collega imprenditore è arrivato chiaro e netto l'invito, soprattutto ai più giovani, a non aver paura di accettare le sfide che vengono dal mondo del lavoro a livello internazionale. Sì, certo, ormai siamo consapevoli che viviamo in un mercato globale dove le barriere non ci sono più e quindi dobbiamo ragionare in termini più ampi. Tra l'altro questa è una cosa che le giovani generazioni sanno bene e alle volte sottovalutiamo il loro talento e la loro abilità di cambiare, di adattarsi alle sfide. Quello che noi cerchiamo di fare è recepire queste intuitive caratteristiche dei ragazzi e cercare di valorizzarli e di aiutarli a trovare la propria strada.